E ciao a tutti ragazzi, non credete benvenuti in questo video. Oggi ragazzi, se sentite la TV dietro è perché mi sto vedendo l'Italia femminile. Fine primo tempo 3-0. Benissimo così. Comunque oggi andremo a fare il pagellone del calciomercato che si è concluso ieri. Partiamo subito. Intanto prima di partire iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like che è gratis raga. A voi non costa nulla ma a me cambia tantissimo. Comunque questa qui è un'opinione personale, quindi per favore rispettate la mia decisione. Partiamo. Atalanta ha avuto 6, non ha fatto nulla di che, ha comprato Ederson al centrocampo, che può essere un buon centrocampista. Bologna, Bologna ha avuto 5,5, ha dato via Tate, Ake e Svanberg, l'ha sostituiti secondo me malissimo, poi chiaro, bisogna vedere, però non sono all'altezza. Cremonese ha avuto 6. Mi è piaciuto soprattutto l'ultimo colpo in entrata che è Mite, che conosce benissimo il campionato italiano, e quindi voto 6. Empoli voto 5, ha dato via Pinamonti, ha dato via Cutrone che è vero non ha fatto niente male, cioè non aveva fatto bene, quindi però il voto 5, ma solo perché non ha rimpiazzato bene Pinamonti. Ha sostituito con destro, però Pinamonti è un altro livello secondo me. Fiorentina ha avuto 7, acquisto di Jovic azzeccato e anche altri acquisti, Dodò, Gollini. Si vede che questa Fiorentina ha voglia di crescere, quindi voto 7. Inter voto 8,5. Penso che il ritorno di Lukaku sia un buon acquisto. Poi vabbè, c'è stata la cessione shock che ha dato per 20 milioni di Casadei, che non aveva mai esordito in Serie A, quindi 20 milioni dal nulla praticamente ha fatto. Juve voto 9, acquisti di Di Maria, ottimo, Paredes all'ultimo giorno praticamente, tanti altri acquisti, quindi voto 9. Lazio voto 6,5, ha comprato tanti giovani, pronto per riprendere questa, e sono curioso di vedere la Lazio all'opera. Lecce voto 6, di grande nome, ha preso un PT che può essere, è la pietra giusta per rinanciarsi. Milan voto 7,5, grande acquisto quello di Becchetteler, Adli e altri, però voto 7,5. Monza voto 7, ha fatto un buon mercato, però per ora i risultati non si vedono. Quindi io appunto questo è il pagellone del calciomercato, quindi voto 7. Se non sbaglio a due, mentre fosse stato il pagello, se sarebbe finito oggi a 0 punti, anche probabilmente gli avrei dato 2 al mezzo. Poi Emanuela Giuliano, Napoli voto 6,5, ha venduto tanto, ha venduto Insigne, ha venduto Mertens, ha mandato via, ha venduto Koulibaly, l'ha rimpiazzati con grandi nomi, Dombele, Raspadori, Simeone, Sciaraceglia, e quindi voto 6,5. Alla mia Roma, Roma 9,5, sarò di parte probabilmente, ma gli acquisti di Wijnaldum, Dybala, Belotti e altri, quindi voto 9,5. Salerni 9,5 solo perché non abbiamo preso il difensore, perché se avessimo preso anche un difensore top gli avrei dato 10. Salernitana voto 4,5, acquisti a cavolo, ma bisogna vederli in campo, quindi per ora voto 4,5. Sampdoria voto 4. Anche da Sampdoria ha mercato un po' così, quindi voto 4. Sassuolo voto 5, ha dato via Scamacca, ha dato via Raspadori, un'altra ragazzina di 18 anni e non li ha rimpiazzati alla granché. Una squadra, una nazionale, Spezia ha voto 4,5, ha dato via tutti e nessun acquisto. Torino 5,5, ha perso Brecalo e secondo me ancora non l'ha sostituito, quindi voto 5,5. Udinese voto 4, ha dato via entrambi gli esterni, Molina e
No, è vero, solo Molinari, poi è andato via Sofiburo, però voto 4 perché non li ha rimpiazzati bene. Verona voto 4 e mezzo, ha dato via Simeone e non li ha rimpiazzati, ha dato via Barak e non l'ha rimpiazzato comunque. Comunque ragazzi, fate il vostro ragionamento qua sotto nei commenti e noi ci vediamo come sempre con un video. Iscrivetevi e attivate la campanella che è gratis. Ciao ragazzi. Era un mezzo tiro, ma...